Saluti ai nostri telespettatori. Nuova puntata di tema, ospite di Teleacras l'Avvocato Giuseppe Arnone. L'argomento dell'odierna puntata di tema è l'argomento che ha maggiormente infuocato l'estate agrigentina. L'inquinamento o il non inquinamento nel mare a San Leone? Un dilemma. L'Avvocato Arnone, come ricorderete, ha pescato patelli, polpi nel mare di San Leone a testimonianza della salubrità del mare di San Leone. Contemporaneamente in RAI, in onda sul canale televisivo nazionale, la rubrica, l'estate in diretta, ha trasmesso un servizio speciale da Agrigento. L'associazione ambientalista Mare Amico, tramite Claudio Lombardo, ha descritto le condizioni del mare a San Leone come disastrose, denunciando il grave inquinamento del mare a San Leone. Ancora contestualmente, l'avvocato Ornone ha pubblicato un libro attraverso cui ha contestato violentemente nel merito. I contenuti del provvedimento della Procura di Agrigento che ha sequestrato, come altrettanto ricorderete, i pennelli fognari nel mare a San Leone. Bene, dopo la premessa, Avvocato Ornone, il mare di San Leone è inquinato o no? Ha ragione la RAI, ha ragione il procuratore di Agrigento, vi sono altre versioni? Avremo modo di ottenere il risarcimento dei danni come cittadini agrigentini da parte della Rai con assoluta certezza e avremo modo di ottenere il risarcimento anche da parte di Claudio Lombardo che potrà spiegare innanzi a un tribunale civile ove fonda la sua affermazione che il mare di San Leone è un disastro. La Rai ha posto in essere un'operazione ignobile. Assolutamente ignobile. Si parte da Goletta Verde, dai dati di Goletta Verde che denunziano un quadro di inquinamento diffuso sulle coste italiane, e si indica come esempio di disastroso <coughs> inquinamento il mare di San Leone, che per Goletta Verde non è inquinato, che per Goletta Verde non è mai stato. <coughs> inguinato e che per l'azienda sanitaria locale e per il GUP, il giudice dell'indagine preliminare di Agrigento, Ottavio Mosti non è inguinato. Agrigento è un'entità disgraziata perché abbiamo degli elementi che eh, diciamo hanno un modo di pensare particolarissimo. Noi soffriamo la vicenda dell'abusivismo nel parco archeologico perché è passata una singolare teoria che ognuno stabiliva da sé qual era l'area archeologica. Io ho un terreno, stabilisco da me che quella non è area archeologica e ci faccio una costruzione abusiva. Abbiamo anche un assessore comunale che diciamo, è un campione di questo pensiero. Lo stesso criterio ora l'abbiamo applicato al mare facendoci enfatizzare dalla RAI. Se il mare è inguinato o non inguinato, in un posto civile, europeo, normale, lo stabilisce l'autorità pubblica. L'autorità pubblica è l'azienda sanitaria e la Regione. Bene, le autorità pubbliche, pagate dai contribuenti per fare questo lavoro, hanno sempre e costantemente, per tutta l'estate, sancito la piena e totale balneabilità del mare di San Leone. Io voglio molto bene a Marco Zambuto. Penso che in questo momento l'operato di Marco Zambuto sia alterato da alcune situazioni che adesso dirò. E credo che Zambuto sia fortunato ad essere il sindaco di Agrigento, in questo caso, e non quello di Rimini, di Riccione o, o della bellissima eh, Maremma Toscana, perché lì a Marco Zambuto lo avrebbero fatto a pezzi. Marco Zambuto ha imposto dei divieti di balneazione ripresi dalla RAI e trasmessi in tutta Italia in assenza di qualsiasi giustificazione dell'autorità sanitaria. Cioè, Marco Zambuto ha fatto esattamente come gli abusivi, che ha deciso lui sulla base di sue valutazioni personali. Che il mare di San Leone era inguinato e ha posto il divieto di balneazione. No, il sindaco sì. si è sempre espresso perché più di una volta ha imposto il divieto di balneazione. Nel senso dell'imposizione del divieto di balneazione a titolo precauzionale, in attesa degli esiti delle analisi. Scusi, Ruppolo. Quale norma consente a un sindaco prima che l'ASPI dica il mare inguinato, di apporre un divieto di balneazione? Se il sindaco mi indica. Ove esiste questa norma precauzionale, ove senza nessun evento che giustifichi qualsivoglia precauzione, diciamo la verità perché e diciamola tutta. immediatamente successiva tale scelta del sindaco. Al provvedimento Zampino, della magistratura. Al, al rigetto del provvedimento della magistratura. Io vi ringrazio, voi di Teleacas, perché rappresentate l'ossigeno della informazione ad Agrigento. Io soffro. Da tre mesi nel vedere raccontate in tv cialtronerie in continuazione, menzogne e bufale in quantità industriale, bugiardi scatenati con un danno enorme alla mia amata Agrigento. Io ho scelto di essere il paladino di Agrigento e della Sicilia. I mafiosi si riunivano per discutere di Arnone. Lo raccontano oggi penditi già nel 1993 e forse sì. anche prima perché premetto questo. Perché a me, come si suol dire, mi scoppia il cuore dalla indignazione nel vedere questa città massacrata senza alcuna giustificazione. Allora, la storia del provvedimento della magistratura e poi facciamo alcune sottolineature che mi appaiono molto inquietanti, sulle quali attiverò le sì. competenti autorità. La magistratura ha chiesto il sequestro del litorale. Sì. Il GUP, che è quello che dispone del potere di sequestrare, ha detto che il sequestro del litorale non era giustificato. Solo i pennelli. E ha rigettato il sequestro del litorale. Il GUP ha fatto molto di più. Anche nel sequestrare i pennelli, ha detto che probabilmente vi erano aspetti della richiesta della Procura che andavano a travalicare le competenze giudiz giudizionali e invadevano le competenze amministrative. Comunque il GUP ha reso giustizia al mare di Salone. ha detto che questo mare non presenta nessuna giustificazione per essere sequestrato per inquinamento. La Procura non ha in mano nessun elemento che consenta di dire che il mare è inquinato. Questo l'ha detto il GUP. E è il sindaco, sulla base di un provvedimento del GUP che dice che il mare non è inquinato, a che titolo? Appone i di divieti di balneazione che la RAI con Claudio Lombardo fa vedere in tutta Italia, presentando il mare di Sallone con le parole di Claudio Lombardo come un disastro. Pertanto creando... il titolo precauzionale, secondo lei, non è giustificabile. Ma, ma, qual è? Cioè, abbiamo l'esatto contrario: abbiamo il GUP che dice non abbiamo che cosa sequestrare perché tu procura, non stai fornendo nessuna prova che il mare è inguinato l'azienda sanitaria che è pagata per questo e si assume le responsabilità ci dice che questo mare è perfettamente balneabile. E allora a che titolo il sindaco appone il divieto di balneazione? Il punto a me pare Probabilmente un Probabilmente forse anche perché avrà letto le perizie, gli esiti della consulenza del professore Sciacca, che sicuramente non sono confortanti. No, io le ho lette, sono confortantissime. Il professore Sciacca mi racconta, e a qui... Dirò qualche cosa che ho scritto nel libro. Il professor Sciacca prospetta addirittura l'eutrofizzazione del mare se si dovesse continuare a sversare i reflui non depurati. Allora, eh, noi dobbiamo dire cose che hanno un senso. I reflui vengono sversati in questo mare, adesso in modo non inguinante, tornerò sul concetto, ma vengono sversati in questo mare da, eh, dal 1985. Esatto. Cioè da quanti anni? Quasi 30. Quasi 30, perfetto. In quasi 30 anni noi non abbiamo avuto nessun problema secondo le autorità sanitarie perché anche come scrive Sciacca il mare di San Leone, il mare mediterraneo in genere ha una capacità di autobonificarsi, di autopulirsi allora, eh, particolare. Sì. particolare però lui dice riempendo la botte anno dopo anno rischiamo non riempiamo assolutamente niente, dobbiamo dare delle spiegazioni e credo che sia utile anche per il professor Sciacca sentire le banalità che dico. I pennelli a mare sono un sistema depurativo imposto dalle leggi della regione siciliana e dello Stato italiano nell'anno del Signore 1986, quando finalmente, finalmente l'86, la Sicilia entrò in Europa. Per quanto riguarda la tutela sì. del mare. Allora si approvò una legge che diceva tutto quello che è avvenuto sino ad oggi non può avvenire più. I, I comuni devono dotarsi di queste lunghissime canne, 3 km, che scaricano a 20 metri di profondità con un trattamento preventivo di grigliatura, in modo che scaricando così lontano, non si inguina più la costa. Il comune di Agrigento. Disse signori della regione, noi vi facciamo il pennellone e in più il depuratore. La regione rispose: no, ragazzi, manio di grana, basta. tangente con le opere pubbliche, niente più. Avete fatto il pennellone? Ci è costato a noi regione tantissimi soldi, a noi contribuenti tantissimi soldi. Il pennellone per le leggi dello Stato italiano è sufficiente e non dovete fare il depuratore fino a quando non vengono superati. 20.000 abitanti che scaricano con i pennelloni. Quindi sì. per le leggi nostre, ed ecco perché il mare non è inquinato, e l'ASP ce lo ripete ogni settimana, noi abbiamo un sistema epurativo, quello dei pennelloni a 3 km, che è perfettamente in grado di garantire il non inquinamento del mare. Ma voglio dire un'altra cosa. Ciononostante, puoi... come scrive lei nel suo libro sì. che ho letto, i pennelli di oggi, i pennelli di allora, ah, oggi non sarebbero più autorizzati. Certamente. perché lo spieghiamo immediatamente. Per una fase della nostra storia, eh, i guardarrail delle strade potevano essere bassi e fatti in un altro modo. Poi si è ritenuto che per garantire meglio l'utente della strada, il guardrail va fatto molto più alto e molto più robusto, ma non è che si è deciso prima se non cambiamo tutti i guardrail di tutte le strade italiane, sì. chiudiamo le strade italiane. Si è detto dal 99 noi dobbiamo recuperare l'acqua fognaria, riciclarla, investirla in agricoltura. Quindi i pennelli a mare non vanno più finanziati. Ovviamente, nessuno è stato dotato di bacchetta magica per togliere i pennelli a mare in via automatica. Sì. Ma dirò di più: e infatti... Mi consente, se in Italia tutti i comuni avessero, i comuni costieri, i pennelli a mare che ha il comune di Agrigento, Goletta Verde avrebbe finito di svolgere la sua funzione di denunzia. Se i comuni italiani avessero. Il sistema depurativo dei pennelli a mare che ha il comune di Agrigendo, il mare italiano, sarebbe molto ma molto ma molto ma molto più pulito. Questa è la verità che si è calpestata. Io li porterò a quelli della RAI in tribunale. Gli amici miei di Caltanissetta non venivano più a mare a San Leone, al ristorante a San Leone. I miei amici di Torino non venivano più negli alberghi di San Leone, grazie a Claudio Lombardo, grazie a divieti di balneazione e zenzati. Il sindaco mi deve dire. Caro Marco, molto fraternamente, se il Gupp ti dice che non esiste nessun risultato di inguinamento e te lo dice un gupp, com'è che tu vai a sequestrare e vai a mettere cartelli? Io ora voglio dire quello che penso, perché intendo segnalarlo al Procuratore Generale. Ci sono dei fatti che eh, mi appaiono preoccupanti, sono fatti formali. Il provvedimento con cui il dottor Fonzo e il dottor Di Natale chiede chiedono il sequestro del litorale dei pennelli, è datato 27 giugno. Due giorni dopo Marco Zambuto opera la diffida di Urgendi Acque, due giorni dopo, diffida che fa quasi quasi pensare, io chiederò all'autorità giudiziaria di Caltanissetta di verificarle queste cose, che qualcuno dagli uffici della Procura di Agrigento ha dato a Zambuto il provvedimento di richiesta di sequestro del mare che si stava trasmettendo al GIP. Ripeto il concetto perché probabilmente la gente sarà molto interessata. La Procura di Agrigento deve chiedere al GIP il sequestro del mare e dei pennelli a mare, lo fa il 27 o 28 di giugno, cioè dal quinto piano la richiesta scende al terzo piano per essere valutata dal GIP, che la valuterà a luglio. Due giorni dopo Marco Zambuto, come se qualcuno gli avesse trasmesso anonimamente il provvedimento, la richiesta. la richiesta della procura, si mette, tanto per dire, le carte a posto facendo la diffida agli urgenti acque. Ma quella diffida sembra fatta da uno che ha appena letto un atto segreto della Procura di Agrigento. Allora io la diffida a che? Spieghiamolo. La diffida a fingeggi Acque, provveda a fare depuratori, a riparare i pennelli, a utilizzare finanziamenti, tutta una serie di cose che già erano. In atto, io sono stato costantemente in rapporto sia con Marco Zambuto positivamente ora dirò di che si tratta, sia con Eugenio Dorsi, che è il capo del lato idrico. Abbiamo per una fase anche parlato con Dorsi, che ero disponibile a fargli da consulente gratuito per la conoscenza che ho del mare di San Leone. Ma lei perché per ritiene le Arnone, che la diffida di Zambuto? riveli il possesso da parte di Zambuto della richiesta da parte della procura di agrigento la... io potrei anche malignare in altro modo sì. se mi consente all'epoca due o tre mesi addietro mi risulta personalmente la vox populi più diffusa e imperante era che fossero pronti dei provvedimenti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento o meno del mare di San Leone e quindi si potrebbe anche ipotizzare che Ciascun esponente delle istituzioni in qualche modo parte in causa avesse interesse a cautelarsi sì. anche in ragione di alcuni precedenti. Cito il Palazzo Lo Iacono. Ecco. Eh, il, io ritorno a dire per quale ragione il sindaco di Agrigento. glielo ho appena spiegato. No, glielo... si, si attiva in coincidenza con questo provvedimento della procura. E a questo punto io pongo un'altra questione, che probabilmente l'autorità giudiziaria di Caltanis è stato chiarire. Un comune come funziona? Non è che il sindaco è in un'impresa privata che si alza la mattina ed emette un provvedimento gestionale di diffida. Funziona che c'è il dirigente dell'ufficio, il dirigente chiede al suo sottoposto caposervizio una relazione, la relazione viene fatta, viene protocollata, c'era il dirigente, il dirigente la trasmette al sindaco. Ora occorre semplicemente vedere. Se il sindaco, Damblé di testa sua, due giorni dopo che la Procura aveva scritto il provvedimento della Procura, diffida Giggendiac, se c'è tutto un iter precedente regolarmente protocollato. Se c'è l'itere precedente, io ho pensato male e mi scuso con tutti. Se non c'è l'iter precedente, allora bisogna andare a fare chiarezza. Secondo me è per la stessa ragione anche del divieto di balneazione: nel senso che ad un vertice di un'istituzione qual è il comune eh, è sempre auspicabile che sia contestato hai fatto ma avresti potuto anche non fare anziché non hai fatto ecco ma, ma noi abbiamo l'idea e quindi del praticamente danno. io immagino un Marco Zambuto che abbia agito nel senso della diffida o nel senso del divieto di bagnazione più che altro perché impaurito, tra virgolette, da eventuali responsabilità omissive che avrebbero potuto insorgere per effetto di una sua Ma, guardi, assunzione per quando, di silenzio. Per quanto riguarda il divieto di balneazione, non c'è assolutamente nessuna ipotesi. Di responsabilità, le dirò di più il titolo precauzionale sì. di Zambuto. Sarebbe, sarebbe questo, ecco il timore di essere Guardi, in un certo qual modo me, tacciato. Non, non c'è che cosa essere tacciati. Da me sono venuti i commercianti di San Leone chiedendo, possiamo fare causa al sindaco? E io mi sono trovato in grande difficoltà perché io sono un amico del sindaco e ho detto che non intendevo pronunziarmi, non intendevo assumere un incarico simile, non intendevo dire niente perché, eh, come dire, quel provvedimento espone Zambuto ah, reato d'abuso d'ufficio, richiesta di risarcimento. Non è che tu, sindaco, tra l'altro a fronte di un provvedimento del GIP che ti dice che il mare è buono metti un divieto di balneazione senza che l'autorità sanitaria ti ha detto nulla, ma questo nel paese delle banane possiamo fare, in quanto anche come primo, primo responsabile della no. salute pubblica, perché il ma sindaco avere, il, ma, primo tu sei il primo responsabile della salute pubblica sulla base degli atti delle strutture. Ciò preposte, eh, non è che. Io ho fatto condannare Sodano e qui andiamo ad un merito di Giurgien di acque. Noi abbiamo avuto per, per anni l'acqua nelle case dei cittadini che si eh, diciamo, portava, distribuiva da parte del comune con una clorazione fatta con un secchiello e così a occhio da un eh, operaio. Sodano è stato condannato a un anno di reclusione, sentenza confermata in Cassazione 15.000 euro di parcella all'avvocato. per essere chiari, senza eh, diciamo ombra di dubbio. Ma Sodano in quel caso cosa faceva? Gli arrivavano gli esiti da parte dell'autorità sanitaria e li buttava nel cestino. E tu, sindaco, sei autorità sanitaria, ma come dire come punto di riferimento di, di quello certo. che ti comunica l'ASP, che ti comunicano i medici. Non è che sei autorità sanitaria che ti alzi la mattina e stabilisci tu la sanità. Certo. Devi fare esattamente quello che ti dicono gli organi previsti, pagati dallo Stato, selezionati con pubblico concorso, che devono tutelare la salute pubblica. Io ho eh, diciamo, la fortuna di andare a mare, a Mare nostrum con una delle responsabili. Del servizio Salute Pubblica del Mare, dell'Aspide Agrigento, della, me che si fa il bagno, perché sappiamo tutti benissimo quando è pulito il mare nostro e quando è pulito il mare Salone. Come dati sono assolutamente pacifici e come in tutta questa vicenda abbiamo creato un danno enorme. Io voglio anche aggiungere un altro fatto. Non, mi, non approfondisco il tema perché è un tema diciamo istituzionale, sì. lo scontro avverrà a Roma ai massimi livelli. Anche, perché, anche in riferimento al timore, tra virgolette, di Zambuto, lei sicuramente saprà che recentemente vi sono state delle sentenze, anche se di primo grado, che depongono in tal senso, ad esempio la sentenza della Commissione Grandi Rischi per il terremoto all'Aquila, condannati perché non hanno previsto un rischio che sarebbe stato prevedibile e non hanno obbligato lo sgombero della città Perdoni, ecco. il, lo, lo, eh, noi possiamo condannare il tecnico che non ha previsto il rischio non il sindaco che non ha previsto il rischio Possiamo condannare il sindaco come abbiamo condannato Sodano, cioè tu Sodano ricevevi le carte dell'ASP che ti dicevano vedi che nei serbatoi comunali l'acqua è inguinata, le appallottolavi e le buttavi nel cestino e allora vieni condannato, ma non è che Sodano doveva andare a verificare lui personalmente nei serbatoi se l'acqua era inguinata meno, c'è una catena di comando, io nel libro... Prendo le difese di Zambuto per Palazzo Loiacono, dico allora signore, sì. qui stiamo facendo barzellette, il sindaco che c'entra con Palazzo Loiacono, esattamente come Salvatore Rossello non c'entrava nulla di nulla col collo del Palazzo di Favara, ed è stato già assolto, ha chiesto il dito abbreviato, eccetera. purtroppo io lo dico nel mio libro. Noi abbiamo, ma queste saranno cose che farò verificare nelle competenti sedi. Diciamo alcune vicende giudiziarie che meritano approfondimento. Io ho fatto un parallelo tra la vicenda dell'inquinamento del mare, l'embatizzazione per finire sulla stampa nazionale senza che vi fosse sostanza, e la vicenda dell'ospedale San Giovanni di Dio. Sì, noi, siamo partiti, se seguito, sì. eh, noi siamo partiti, ora aggiungo alcune cose. Noi siamo partiti a chiedere un sequestro e a buttare fuori i malati con una ipotesi di reato che era il disastro doloso, gravissimo. Disastro doloso possono essere da un'associazione per delinquere. cose terribili nella sì. presenziale. Prima però, poi aspetti un attimo, questi reati discorso... sono spariti. No, no, sì. ma io sono di sì. inquinamento voglio parlare. Sto sì, semplicemente so, facendo un parallelo. Poi questi reati sono spariti, proprio spariti. La stessa procura ha chiesto le archiviazioni per il reato doloso dello per, eh, il disastro doloso dell'ospedale e per l'associazione per delinquere che voleva causare il disastro doloso, però abbiamo creato un danno enorme ai cittadini di Agrigento ed è la stessa cosa che sta avvenendo con la vicenda sì. eh, del, del mare. Nel frattempo però Zambuto insiste sì. e pretende la rescissione del contratto con Girgenti Acque sì. e lo stacco della spina anche al lato idrico. ecco. Io peraltro siete me. anche colleghi di partito per adesso siete stati insieme alla convention a Palermo dell'Aria Renzi al Palazzo delle Aquile ecco. è una bella domanda perché io ho proprio affetto e non ho difficoltà a dire ancora una volta che Marco Zambuto è stato il miglior ed è il miglior sindaco che la città di Agrigento abbia mai avuto credo nella storia da sempre Certamente da quando io ho capacità intellettive e mi occupo di politica. Detto questo, ci sono delle scelte che, eh, miei, rispetto alle quali gli consiglio una notevole prudenza, perché mi pare che vanno in direzione eh, assolutamente sbagliata, contro l'interesse degli agricoltori. E mi spiego con grande facilità. Prima però ha toccato il tema dell'area Renzi, io sono molto felice che Zambuto sia con me oggi nell'area Renzi. Non ho apprezzato, e lo dico pubblicamente, che innanzi alla richiesta di fare l'intervista congiunta in, a, a Palermo eh, nel corso dell'iniziativa di Renzi, probabilmente per un timore reverenziale nei confronti della Procura di Agrigento con cui sono in scontro, Marco ha preferito non farla. L'area Renzi è un'area di rinnovamento, sì. è un'area che vuole cambiare questo Paese. Credo che Marco come uomo del cambiamento ci stia perfettamente. Alcune persone che ieri erano con Marco all'iniziativa dell'area Renzi e che cambiano partito politico da destra a sinistra con la stessa frequenza con la quale io cambio le camicie bianche una ogni anno, e diciamo non credo che siano molto coerenti con l'area Renzi. Tanto più che questi cambiamenti vengono poi motivati da prospettive di andare a fare gli assessori tutto questo non funziona ma torniamo al nostro discorso eh, su Giorgenti Acque, lato idrico Marco Zambuto è tra coloro che hanno votato in modo determinante eh, la privatizzazione del servizio idrico con la gestione affidata a Giorgenti Acque senza il voto di Marco Zambuto tutto questo non ci sarebbe stato detto questo però io dico Marco All'epoca ti ho criticato, oggi per la città di Agrigento devo dire che tu hai fatto una scelta molto opportuna e stai sbagliando adesso. Vogliamo dirlo agli agrigentini, adesso vi dico qual è il grande torto che ha Agrigento ed è un torto gravissimo. Ma perché sta sbagliando Zambut? Per il semplice fatto che la gestione del servizio idrico che è enormemente migliorata ad Agrigento, enormemente migliorata, costa oggi al contribuente agrigentino... Un terzo di quanto costava all'epoca del Comune. Sì. All'epoca del Comune costava oltre 10 milioni di euro e il Comune ingassava 3 milioni di euro all'anno. Perdevamo, gestendo il sistema idrico, 7 milioni all'anno passati di euro. Cosa che oggi non ci possiamo permettere più. Ruopolo, lei ha mandato non dei servizi su via Teatro Tenda, via sì. dei Borboni. Noi non siamo più in condizioni di mettere le illuminazioni nelle strade, sì. di asfaltare le strade, di riparare le buche. Asfaltare le strade? Il sindaco ha annunciato l'appalto, l'inizio dei lavori. Sì. E con i soldi nostri, noi non siamo più in condizioni sì. di. Ah, eh, credo che nella giornata di oggi sì, una sabato. precisazione Zambuto sì. seduto nella sua stessa sedia circa 15 sì. giorni addietro ha contestato non tanto la gestione idrica a Gergenti Acque, quanto invece la gestione fognaria, ossia l'omissione degli adempimenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fognari, adducendo a sostegno della sua tesi i guasti, le rotture, il depuratore al villaggio Mosei il depuratore a Fontanelle Zambuto ha citato l'esempio della schedina nel senso che l'affidamento del servizio a Girgenti Acque non deve essere inteso a Girgenti Acque come la vincita di una schedina è un servizio che comporta degli oneri. Zambuto contesta il non adempimento da parte di Gergenti Acque di tali oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria, non tanto il servizio idrico. Nell'ambito del servizio idrico, invece, Zambuto contesta e lo ha scritto anche nel ricorso al presidente della Regione Crocetta un aumento tariffario disposto dal commissario dell'epoca del lato idrico, Dorsi, che sarebbe illegittimo perché non rispondente ai requisiti dell'autorità per l'energia e il gas. Allora. Quindi, Zambuto contesta l'aumento delle tariffe e contesta i mancati adempimenti in termini di opere fognarie. Infatti, anche la diffida a cui ci si è riferiti poc'anzi, la diffida di fine giugno si riferisce alle opere fognarie al viale delle dune si riferisce alle opere fognarie a salvaguardia del depuratore del villaggio mosè che trasborda allora io purtroppo devo esprimere come dire, un dissenso da uh, un eccesso di aggressività che a me appare assolutamente motivato che esprime marco zambuto e che credo che sia anche molto, ma molto, ma molto pericoloso. Noi siamo in procinto di far partire ad Agrigento 30 milioni, credo, di euro di lavori pubblici che sulla legislazione attuale verranno gestiti da Gergenti Acqua. Il sindaco, invece di porre in essere una attività di collaborazione per sveltire gli iteri procedurali appesantiti a me costa da amministratore da vent'anni, da responsabilità pacifiche del comune, e ora ne diremo alcune, diciamo, eh, si pone in modo quasi ricattatorio nei confronti di Giuliani Acque. Il messaggio che io percepisco quando vedo iniziative di un personaggio la cui storia come pare, non mi pare, come dire, si incaselli perfettamente sul terreno delle battaglie per la legalità, per la coerenza, eccetera, eccetera, che è uno dei consiglieri comunali più vicini a eh, Zambuto e che si dice essere impredicato per divenire assessore dopo aver cambiato un centinaio di partiti e correnti politiche da destra e da adesso è disinversato. Quando persone di questo tipo si lanciano, lancia in resta nei confronti di chi andrà a gestire appalti per 30 milioni di euro, una persona come me che Ha mandato in galera i Cavalieri del Lavoro 20 anni addietro, il rendo per capirci, e che ha fatto sciogliere un consiglio comunale con ogni evidenza. Ora ce lo dice di gatti, inquinato alla mafia, diciamo, vive tutto questo in modo molto ma molto negativo. E dico anche il perché la vicenda della Tariffa è una vicenda sulla quale Girgen di Acque non c'entra completamente niente. Ma io ho pure fastidio a passare per difensore di Giurgendi Acque. Io mi limito e, e critico aspramente Giurgendi Acque, perché quando io pago la bolletta a Giurgendi Acque, pago anche una cosa che Marco Cambione non ha ancora capito che gli viene pagata, il diritto mio di utente di essere correttamente informato rispetto alle tematiche per cui Giurgendi Acque sta gestendo il servizio. Io ho parlato talvolta con Marco Cambione e glielo ho detto con molta franchezza come mio uso e costume parlare. Marco, non siete più un'azienda privata. Se vendeste macchine fotocopiatrici potreste dire: Noi non parliamo con la stampa, anche se ci lanciano attacchi assolutamente ingiusti e ingiustificati, non riteniamo di smentirli perché vendiamo fotocopiatrici e non ci interessa. No, voi gestite un servizio pubblico quando si dicono cose non vere. Voi dovete comprarvi lo spazio televisivo e dire. Come stanno effettivamente le cose? Allora, la questione della tariffa, che poi è di livello molto marginale economicamente, è gestita da enti regionali ed è un problema tra Zambuto e questi enti regionali. Se ha ragione Zambuto o se ha ragione... L'autorità per l'energia e il gas. L'autorità le, per l'energia e il gas. È un ente pubblico? Sì. Tra, La... Devo dire a Lume di Naso che tra i funzionari esatto, del e comune. E Zambuto sostiene nel ricorso a Crocetta che l'aumento della perfetto. tariffa non sia rispondente ai requisiti imposti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. E soprattutto eh, questo è pubblico Peraltro, Zambuto è... scrive di aver invitato il commissario dell'epoca al ritiro della delibera commissario... in autotutela perfetto. e di non aver ricevuto risposta. Il, co il commissario dell'epoca, ho sentito in televisione. E mi è sembrato del tutto ovvio. Ritiene di avere adembiuto, e se non adempiva era reato, ad una disposizione di un organo che lo comandava. Fine della storia. Che l'autorità. Ma lì Zambuto può pure avere ragione. A lume di naso, io penso che può fare demagogia più facilmente Zambuto, che dice al cittadino: Ti faccio pagare di meno, che non Dorsi, che dice al cittadino: Sono obbligato a domandarti la tariffa. Ma voglio anche dire un'altra cosa, perché a me le sciocchezze danno molto fastidio. Da parte di qualche politico, non da parte di Zambuto, si dice che questo Dorsi è un corrotto. Il figlio di Dorsi è stato impiegato da aziende che fanno capo in un certo modo anche al gruppo imprenditoriale di Giorgenti Acque. Ma vogliamo in questa grigenda fare le persone serie. Io sono accusato di corruzione nei atti giudiziari per aver prestato 50 euro a una signora per, prestare, per portare la figlia dal medico otorino più bravo di Porto Empedro. Gli ho prestato 50 euro ed è corruzione. Lo stessa cosa, allora questo Dorsi ha avuto un figlio che ha lavorato per tre mesi, credo a 350-400 euro al mese, presso un'azienda e sarebbe il pagamento di una corruzione che ha comportato un giro di affari di milioni di euro con le tariffe. Ma vogliamo essere seri ed evitare in continuazione di fare scoppiare palloni incredibili comunque. Zambuto dice la tariffa è esota. illegittima. illegittima. è illegittima. Saranno gli organismi a stabilire se ha ragione Zambuto o se ha ragione l'ente regionale, che lei, Ruopolo Pocanzi, ha detto l'autorità per l'energia e il gas. Quello che io dico e non mi può smentire nessuno, perché tra l'altro lo leggo sull'amico del popolo: è che eh, al comune di Agrigento. L'Amico del Popolo ha fatto un pezzo meraviglioso che se fossi io al posto dell'amministratore di Urgendiacque fare, manderei in ogni casa degli agrigendini. Questo pezzo dell'Amico del Popolo è stato voluto dal Vescovo in persona per quello che mi hanno detto. Perché il Vescovo ha ritenuto che su temi di questa vicenda un giornale importante come l'Amico del Popolo dovesse informare correttamente la cittadinanza e questo meraviglioso pezzo datato 19 febbraio 2012 dell'Amico del Popolo ci dice la verità. Il comune di Agrigento, anche con Zambuto, incassava 3 milioni di euro e ne spendeva oltre 10 milioni di euro per l'acqua. Un buco di 7 milioni di euro. Chiaro? Girgen di Acque, oggi carte alla mano che io inviterei l'amministratore Campione a mostrare a mostrare in televisione, ha un costo del servizio idrico che è enormemente migliorato, che è pari a... Meno di 4 milioni di euro per la città di Agrigento. Se noi restituiamo il servizio idrico al comune, se noi restituiamo il servizio idrico al comune, cari Agrigentini, e viene gestito come sempre il comune l'ha gestito, la bolletta si moltiplica per 3 o per 4 non è che parliamo di cose diverse. La bolletta si moltiplica per 3 o per 4. Allora, questo è un dato strutturale, lineare, inconfutabile. Poi possiamo essere contrarissimi alla privatizzazione dell'acqua, possiamo volere che l'acqua venga restituita ai comuni, ma io voglio restituire l'acqua a comuni come Modena, a comuni come Firenze, a comuni come Reggio Emilia, a comuni come Agrigento dove il sindaco dava l'acqua inquinata a casa, sentenza della Cassazione Penale, non voglio restituirla perché a mio figlio vorrei fare bere acqua. Eh, non eh, inguinata. Eh, io Zambuto oggi, gliela restituirebbe l'acqua privata. Per come ha il comune oggi Zambuto non gliela restituirebbe. Perché? Perché il comune di Agrigento gestisce i rifiuti, gestisce le strade, gestisce l'illuminazione. Ma non per colpa di Zambuto. Zambuto è il migliore dei sindaci possibili. Sì, ha ma, ereditato ma un comune in fallimento. Nel senso che non con... avrebbe la capacità. Non avrebbe le risorse economiche per poter, per poter gestire l'acqua in modo diverso da prima. Guardi, eh, il provvedimento della magistratura è una fonte inesauribile anche di cose importantissime da sapere. Vi è l'anomalia, io lo dico da avvocato, che. Il responsabile è Giuffrida e non si dice niente sulle responsabilità penali antecedenti al 2008. Ma nel provvedimento della magistratura, come scrivo io nel mio libro, sta ammesso che quando Zambuto gestiva il pennello di scarico dei padri vocazionisti, esso risultava in precarie condizioni e sezionato per problemi di indasamento della condotta. Lo scarico del reflui presentava la bocca di efflusso a 300 metri. Perfetto, e a 8 metri di profondità. Con Girgenti Acque, ma con Giurgenti Acque Arnone e Zambuto. Per questo io sono stranito dell'atteggiamento di oggi di Zambuto. Zambuto dovrebbe dire: io, Marco Cambione, Peppernone abbiamo il merito di avere disinquinato il mare di San Leone. Ruoppolo, questa è la nota che l'amministrazione Zambuto Olimpia Cambo Arnone faceva a Girgenti eh, al lato idrico. Eh, dicendo occorre andare a ripristinare i pennelli a mare, perché non possiamo permettere che si continui con lo sversamento dei rifiuti eh, fognari a 200-300 a metri. Io vi ho dato le foto a voi di teleacas. Vorrei che si facessero vedere. Farò uno, uno, uno spazio televisivo autogestito. Sì. Le farò vedere di com'era la situazione fognaria prima del 2008, cioè a 150 metri dall'arriva. Quegli enormi palloni di fogna che uscivano dai pennelli e a mare. E peraltro poi a prescindere dalle foto. E questo è, è il famoso bagno tra Zambut e Giuffrida, che suggella in un certo qual modo la con degli intenti. Ma suggella che si. Guardi, io le racconto degli antefatti. Quando io ho parlato seriamente con Marco Cambione e con quelli di Girgen di Acque per rifare i pennelli a mare, quelli mi hanno detto: Ma siccome faremo il depuratore? Non facciamoli, questi pennelli a mare costano una barca di soldi, significa andarli a rifare completamente, sono uno schifo. Giuffrida aveva pure dichiarato in televisione che probabilmente vi era una truffa dietro i pennelli a mare vecchio stampo perché i materiali non erano quelli che dovevano avere quella durata. Tutta questa storia, Cambione Non Lei le voleva il libro, fare. infatti, si riferisce al business delle manutenzioni. Perfetto, c'era il business, eccetera, eccetera. Allora, Campione diceva, si tratta di una grande spesa. Siccome andremo a fare sicuramente il depuratore, li toglieremo, non facciamo facciamoli pennelli a mare. E io dissi, Campione, caro Marco, noi non possiamo permettere che una città turistica come Agrigento, per un tempo indeterminato, abbia gli sversamenti fognari a 200, a 300, a 400 metri dall'arriva, i padri vocazionisti e allo stabilimento della propria sicurezza. Voi dovete fare i pennelli a mare. Gli dissi pure, vedi le multe, il nucleo operativo ecologici dei carabinieri, sino a ieri li facevano al comune e li pagava Pantalone. Se voi non riparate i pennelli a mare, le multe, cioè non rifate ex novo il pennello a mare, le multe le pagherete voi di tasca vostra perché i Noe hanno sotto controllo questa cosa, le infrazioni le pagherete voi. Questa opera si è fatta ed è un'opera che oggi consente di dire, senza ombra di smentita, che le fognature in gestione storicamente al comune di Agrigento, cioè quelle che non sono scaricate abusivamente. Oggi queste fognature di circa 15-20 mila abitanti sono smaltite in modo non inquinante come previsto dalle leggi, perché questo pennello è stato realizzato conformemente alle leggi, con i soldi pubblici esattamente per funzionare come sta funzionando adesso. Poi possiamo operare migliorie, tutto quello che vogliamo. Il dato è che è stato realizzato per come nel, 2004, nel 1984 si stabilì che dovesse essere realizzato. Ma allora il sequestro disposto dalla Procura sulla base di che si fonda? Il sequestro disposto dalla Procura è finalizzato ad alcune, come dire, poco rilevanti opere di miglioria. Come abbiamo visto, il GIP ha detto alla Procura, non abbiamo... Sì. E poi, sapere la mia battuta sarebbe stato molto meglio che la procura si fosse impegnata non a sequestrare pennelle a mare che comunque funzionano per come devono funzionare, ma a fare indagini di ben altro rilievo e con ben altra utilità sociale. La Del domanda? Tipo. E, e, vuole che le indico le indagini sul comune di Agrigento che vengono... No, no, nell'ambito... Nell ah, lei dice che la Procura non avrebbe dovuto interessarsi del problema. Io dico che eh, tutti i reati vanno puniti. Va punito anche se io dico a mio fratello sei cornuto. È pure un reato, il mio fratello mi querela. Sì, va, no, no. va Perfetto. Non mi pare che sia un reato di enorme rilievo sociale che io dica cornuto a mio fratello. La stessa questione si pone oggi per quanto riguarda... La vicenda dei pennelli a mare, io ho letto tutti i provvedimenti. Sì. Stiamo parlando di fatti complessivamente marginali. Sai cosa viene contestato a Giuffrida 12 volte in ogni pagina della richiesta di sequestro? Viene solo da ridere che non vi è l'autorizzazione regionale allo scarico a mare da parte di questi pennelli. E perché non vi è l'autorizzazione regionale? Perché non è concedibile più un attimo perché il comune di Agrigento. Che avrebbe dovuto richiederla nel 1988 a Grigendini si doveva richiedere 25 anni fa, adesso non, non è più concedibile. Ma è certo. richiesta, ora come scrivevo nel libro, questo Giuffrida che doveva fare, andare casa per casa a Salerno e dire: portassere... signori, signori, non fate più la pipì perché noi non abbiamo l'autorizzazione regionale allo scarico. Ma c'è solo da ridere perché oggi la Procura sequestra, per modo di dire, pennelle e dice continuate a scaricare come avete fatto fino a ieri, non c'è. E nessun problema. La procura cosa ha detto? Mi riporto io a casa il refri dei pennelli a mare, va ma ha detto continuate a scaricare come avete fatto fino a ieri. Allora, tutta questa cosa assomiglia moltissimo, come dicevo poco fa, alla vicenda dell'ospedale San Giovanni sì. di Dio, dove la sostanza... Poi io non è che voglio difendere chi ha messo cemento depotenziato. Per carità, ma la Procura novembre... pone due condizioni temporali, sì. provvedimenti entro 30 giorni sì. e provvedimenti entro 12 mesi, un anno. Quali sono? Allora, eh, mi perdoni, io devo ricordare a questi procuratori che la Costituzione dello Stato italiano prevede una separazione di poteri tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. Se Crocetta non manda entro l'anno i soldi per fare il depuratore, che facciamo? Invitiamo chi? Cioè st stiamo parlando di una procura Perché che è, ha è un sequestro condizionato. La condizione sì. dei 12 mesi è che entro un anno ci si doti del depuratore. Perfetto. Eh, il Perfetto. depuratore si doti atti. appena arrivano i soldi. Nelle more, attualmente, eh, sì, sì, sì. non è in corso il dirottamento dei reflui a Sant'Anna. Sì. Quindi, eh, entro un anno ce la si potrebbe anche questa fare. Questa cosa del, 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 lei mi porta a nozze. Eh, ricorderà senz'altro che le delibere del Consiglio Comunale di Agrigento del 1994, 1995, 1996 riportano gli ordini del giorno, gli interventi, le carte a firma di Arnone, Mimmo Fontana, sì. Santo di Bella, dobbiamo dove dicevamo, portare. dobbiamo portare il reflex a Sant'Anna. C'era la buonanima di Trasatti, che era il mio consulente, perché ho sempre avuto consulenti di primissimo livello con attributi serissimi, che mi diceva: Vedete che Santanna può depurare e trasformare in acqua che potete bere il refio di 70.000 abitanti. Quindi tutta la città. Tut tutta la città, anche la fascia costiera, portatela a sì. Sant'Anna. E adesso c'è la, la conferenza dei fare... servizi avviata. Ora c'è la conferenza Mentre invece l'altra perché i telespettatori sì. ci capiscano. L'altra condizione a 30 giorni quindi ormai è scaduta qual era? L'altra condizione era una serie di opere di miglioria del sistema di eh, filtraggio e controllo interno agli impianti delle centrali. E Girgenti ha montato gli impianti di videosorveglianza. Sì, ma anche lì, come dire, siamo innanzi a provvedimenti. Io non voglio essere pesante nei confronti della procura e non lo sarò. Sono pesantissimo nel libro. Chi vuole leggerà il libro? Io nel libro mi rivolgo direttamente agli ispettori ministeriali e eh, non c'è una prova che la centralina eh, della pubblica sicurezza durante l'estate abbia sversato refi a mare come io scrivo la procura dispone dei carabinieri sì. li ha sversati adesso per effetto delle alluvioni dei... Sì, e andiamo ad un altro tema importantissimo cosa avviene ad Accredendo perché Accredendo è stata costruita abusivamente ed illegalmente per prima casa mia che situazione ha? noi cosa abbiamo? che l'acqua piovana quando cade sul tetto di casa mia, dove viene riversata alla fine cosiddette, delle cosiddette canalate? Nel sistema fognario ordinario. E quindi tutta l'acqua piovana nelle acque nere. va a finire nelle acque nere. Le acque nere sono state realizzate 20 anni addietro per eh, condurre le fogne diciamo, degli abitanti di Agrigento. Moltiplicati per 3 perché la legge dice che devi fare le fogne con una grandezza tale da portare le acque putride dei cittadini residenti, moltiplicati per 3. Quando arriva un'alluvione come quella di questi giorni, noi abbiamo le condotte fognarie che devono portare non i liquidi dei cittadini residenti, moltiplicati per 3 ma moltiplicati per 300, sì. perché quando arriva un temporale come quelli che abbiamo avuto, tutto questo si riversa nelle condotte delle acque nere e le condotte delle acque nere sversano, come abbiamo visto, con sì. le rotture. Però a mare. Marco Campione afferma che se non si contiene il problema del dirottamento delle acque piovane nella rete delle acque nere, questo Ciò che è non... successo recentemente due volte succederà durante l'intera stagione invernale. Certo. Perché, perché le centraline poi si intasano ed esplodono. Esplode. Il danno di tutto questo... E quindi il rimedio qual è? Allora, il rimedio è a lunghissimo periodo, ma è un rimedio per un male che è un male, come dire, molto relativo. Noi non è che possiamo... No, no ma qual è il rimedio? È, come Dovremmo si... andare a rifare, casa per casa, il sistema di scarico delle acque bianche. Delle accostate... acque piovane. Delle acque piovane, sì. Le acque bianche sono le stesse. Sì. Do... Quando ci verrebbe a costare? Somme enormi. Allora, eh, poiché il, lo scarico delle acque nostre a mare durante il mese invernale ha... 100 metri o a 200 metri o a 300 metri, due volte al mese, non provoca nessun danno o provoca danni assolutamente marginali, è meglio che ci mettiamo il cuore in pace. A me piacerebbe vivere con la forma fisica che ho attualmente, domani giocherò a calcetto anche se ho 53 anni, per i prossimi 150 anni perché la vita me la godo parecchio. Non è detto che questo sia possibile. Chiaro, lo stesso vale per quello che dice Marco Cambione. Sarebbe l'ottimale evitare che nel caso di, prete... di eh, piogge così violente e dirombenti ci fossero gli sversamenti in mare. I costi per evitare tutto questo sono costi enormi. Probabilmente non si potrà fare fronte a questi costi. Perché se le dico cos'è la priorità? Evitare questo fenomeno o realizzare il depuratore al villaggio Mosè, visto che al villaggio Mosè un comune amministrato da associazioni per delinquere ha rilasciato congestioni edilizie a migliaia e migliaia di abitanti senza che vi fossero i depuratori per depurare. Lei mi dice dobbiamo sì. andare a fare il depuratore al Villaggio Mosè e non andare a rifare le reti delle acque piovane. Siccome i soldi sono limitati, noi in questo momento dobbiamo, dobbiamo realizzare le reti fognare nelle zone che ne sono completamente prive. Dobbiamo realizzare la condotta che ci porta i reflui della fascia costiera. A Sant'Anna dobbiamo realizzare il grande il depuratore del villaggio Mosè. Quindi, secondo lei, quando ancora Zambuto ritiene in riferimento agli sversamenti fognari esplosivi in mare che si sono verificati per effetto dei nubifragi, che la colpa non sia stata non sia della pioggia bensì della pessima manutenzione della rete fognaria, Zambuto ha torto. Non c'entra niente. Ma, come dire, eh, ogni cittadino è in grado di dare da sé la risposta. Se questi sversamenti avvengono poche ore dopo il verificarsi di nubifragi che trasformano la città in una palude, non mi pare che ci siano dubbi su quale sia eh, la situazione. Io invito Marco Zambuto a fare una cosa semplicissima: a percorrere dopo il nubifragio via dei Borboni o via Teatro Tenda, e così capirà cosa avviene nella città di Agrigento, forse diciamo lui. Eh, a lui queste cose sfuggono. Io giro il motorino e non mi sfuggono quando abbiamo precipitazioni meteoriche come quelle che abbiamo avuto la settimana scorsa. Poi Giorgien di acque, ma io sono pure imbastidito di dovere, sì. per amore alla verità, prendere sì. la difesa di Girgen di Acque. Sì, sì. ha ereditato fognature che le attimo... ha fatto Zambuto. Non è che sì, stavo sì, leggendo siamo. poco fa come era la situazione quando la gestiva il comune di Agrigento Marco Zambuto ha il merito di avere con Ernone Girgen di Acque. Il, 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 migliorato la situazione, sempre leggo dal provvedimento dell'autorità giudiziaria le condizioni di manutenzione delle centrali di sollevamento condotte a mare di Polizia eh, di Stato e dei pari vocazionisti era assolutamente precaria. Non veniva garantita la necessaria funzione di grigliatura primaria e si verificavano continui disservizi delle pompe con conseguente sversamento sottocosta del refi attraverso la condotta di sfioro. Non funzionava neanche la centralina di sollevamento di via delle Viole quando tutto questo è stato preso da Girgendiacque. Grazie all'impegno di Zambuto, di Arnone che è sempre stato in primissima fila su queste cose e di Girgendiacque che ci ha messo un po' di soldi, un bel po' di cose a San Leone le abbiamo aggiustate. Se ne devono aggiustare altre. Io ora citerò in tribunale sì. chi è responsabile dell'inquinamento del fiume Agagas. Ecco... La condizione del fiume Acragas e anche del fiume Naro sono i due fiumi che allora in, per il fiume Acragas gli agrigentini avranno grazie ad Arnone alle cause che Arnone proverà il risarcimento del danno non vi dico chi dovrà pagare il danno eh, ma ognuno potrà capirlo noi abbiamo un PARF che prevede da eh, dall'87 quanti anni sono? 26 anni che si dovesse realizzare un tubo che prendeva le fogne delle case del villaggio Peruzzo e le portava alla centralina di sollevamento dei padri vocazionisti. Da 26 anni, per responsabilità evidenti, questo tubo, che credo costi meno di 10 milioni di lire, 5 mila euro, non si è realizzato. Gli abitanti del villaggio Peruzzo fanno la pipì e la pipì va nel fiume direttamente e nel fiume poi arriva al mare. Il mare e il fiume hanno una capacità di, di autodepurazione, si tratta poi di centinaia di persone non di decine di migliaia, e quindi il danno è relativo. Ma tutto questo è un danno ambientale, anche lì. Zambuto dovrebbe più che chiedere danni a gergenti acque: 5 milioni di euro. per danno capisco per avere fatto il danno all'immagine, qual è che hanno fatto come ha chiesto Zambuto i pennelli a mare che hanno disinguinato il mare, eh, Marco Zambuto a cui voglio bene e che stimo come il migliore esempio della città è molto fortunato che il capo di Giurgenti Acque è Marco Cambione se il capo di Giurgenti Acque fosse Giuseppe Ernone come dire, la sua situazione patrimoniale oggi sarebbe abbastanza diversa perché dire a un'impresa che per quello che io vedo dagli atti giudiziari una serie di cose le ha fatte e ha fatto in pochi anni quello che il comune di Agrigento non ha fatto in 30 anni chiaro, non ha fatto in 30 anni allora questa impresa avrebbe il diritto di chiedere risarcimento danni a chi si lancia in affermazioni così pericolose Claudio Lombardo ha detto che il mare di Agrigento è un mare disastroso, perfetto, io lo porterò in tribunale, Claudio Lombardo riceverà una richiesta di risarcimento danni vera di 5 milioni di euro ai cittadini agrigendini, al comune di Agrigento se finge lui Pagherò io, però lui dovrà dimostrare, mi pare molto complicato, che il mare di San Leone è in una situazione disastrosa. Claudio Lombardo, queste cose le ha dette alla RAI. La trasmissione è stata in diretta, l'hanno vista in tutta Italia. I miei amici di Torino che non vengono più a farsi il bagno a San Leone, ed è una falsità clamorosa. Oppure sono io un calunniatore? La storia di ognuno di noi, come dire, va in un'altra direzione, ma questo non voglio neanche. Eh, parlarne questo è eh, il quadro poi leggo le storie delle assunzioni di Giorgenti Acque, la classe politica ha fatto delle cose vergognose, è stato abolito il collocamento ed è una delle cose più incivili che il berlusconismo ha realizzato nel nostro paese, prima tutte le imprese che avevano bisogno di un muratore o di un fontaniere con in testa Giorgenti Acque era obbligata a scrivere all'ufficio di collocamento e dire, signori, mandatemi 30 manovali, mandatemi 15 fondanieri. E allora, per galatoria dell'ufficio di collocamento, queste persone, l'ufficio di collocamento, le sceglieva e le mandava a Girgenti Acque per farle lavorare. La politica, caro Ruoppolo, ha abolito queste norme. Perché le abolite? Perché il politico ha ben pensato, e ora le faccio qualche esempio, che se l'imprenditore... Può assumere il manovale e l'elettricista, il fondaniere per chiamata nominativa. La chiamata nominativa la stabiliamo nelle segreterie politiche. Il consigliere di Rosa queste cose non le sa che le chiamate nominative nelle imprese. Oggi si stabiliscono nelle segreterie politiche eppure di Rosa mi pare che le ha frequentate tutte di tutti i partiti e di Vabbè, tutti ma i di Rosa? No, ma di Rosa è quello che chiede come vengono fatte le assunzioni, io lo voglio spiegare. Io ho sollevato questa questione e la indico pure alla procura di Agrigento che spero prenda questa trasmissione e se la senda. Al comune di Agrigento si è verificato questo. Un potente politico fece avere un finanziamento di un milione di euro per pulire la città di Agrigento con 50 operai. Io dissi, Comune di Avigento, prendi questi, questo milione di euro e assumi direttamente gli operai attraverso il collocamento. Il Comune di Avigento mi fece il famoso gesto dell'ombrello e disse che avrebbe dato ad un'impresa l'appalto di assumere i 50 operai. Fecero la gara, malgrado io denunziare le cose alla Procura dove le cose si perdono, fece la gara, la affidò a quell'impresa, quell'impresa fece la intermediazione di lavoro. Si prese il milione di euro e scelse da fiore in fiore, anche con alcuni pregiudicati, diciamo molto bravi a raccogliere voti, i suoi lavoratori. Ovviamente erano tutti lavoratori che facevano capo a determinate segreterie politiche. Oggi noi dovremmo ritornare all'obbligo per le imprese di fare assunzioni per il collocamento, io essendo una persona politicamente visibile. Non sono... esiste un ufficio che sia subentrato al collocamento, no. l'agenzia del lavoro, l'ufficio del no, lavoro... No, non esiste nessun, eh, nessuna legge che prevede, che, che, che imponga alle imprese di chiedere le assunzioni che una volta si avevano per collocamento attraverso l'ufficio di collocamento. Allora, se vogliamo fare le persone serie e non fare i bambinoni, Dobbiamo sapere quello che avviene in Sicilia, ma anche in Italia. L'impresa riceve sollecitazioni di tutti i tipi. Giuffrida queste cose le ha dette, non è sì. che vi vendo niente. Però l'indicatore, a parte le assunzioni, ecco, anche in riferimento a ciò che ha denunciato l'ex socio che poi si è dimesso, vi è anche il presunto utilizzo di personale dipendente in Girgenti Acque, in altri servizi che con Girgenti Acque, D. D. Acque non hanno a che vedere. Io stimo Carmelo Salamone, ho una buona opinione di Carmelo Salamone. Ovviamente sono affermazioni che devono avere il loro vaglio perché eh, come dire, in un normale paese civile noi abbiamo una persona che lancia una serie di accuse e degli organi che devono verificare queste accuse. A lume di naso penso che un'impresa come eh, Giorgen Acque, con un'organizzazione amministrativa di un certo tipo, non sia un'impresa ove agevolmente è possibile che qualcuno dica un operaio, senti, domani non lavorare sulle tubature ma fammi a dipingere casa mia come dire, ci, penso che ci sia un capo ufficio personale sì, e l'inchiesta si riferisce assenziale. anche e soprattutto a questo si, si vedrà, quello che dico io è che tutte queste cose saranno accertate la stima che ho della procura di Agrigento ognuno la può comprendere dal libro Ingiustizia e Migliate ma di questo non voglio parlare perché sarà lo scontro tra Arnone il dottore di Natale e Fonzo l'argomento ad Agrigento in parte in Sicilia degli ultimi sei mesi io so già come finisce lo scontro Diciamo, non ho grandi dubbi, ma non voglio mettere nei guai questa emittente perché non voglio che si verifichi più che autorità dello Stato dicano che non vanno interviste a voi per le note ragioni. E qui eh, mi fermo. Quello che io ritengo che noi non possiamo perdere rispetto a vicende che non hanno alcuna coesistenza reale: i 30 milioni di euro sì, dei lavori. Mio. Di reti fognanti, impianti di, di depurazione, eh, reti idriche che stanno partendo. Anche lì io vorrei che Marco fosse più cauto, peraltro la famiglia Zambuto. Anche perché un depuratore come il depuratore del villaggio Peruzzo non è più recuperabile. Ma il, quello che sta avvenendo ora è esattamente quello che Arnone diceva vent'anni eh, addietro. Arnone vent'anni diceva siete pazzi, come pensate di realizzare... Il depuratore sulla sponda di un fiume dove già ci sono stati due straripamenti. In questa regione siciliana, in un primo momento, si pensa che ognuno abbia la lucidità, il buon senso di evitare di porre in essere azioni inconsulte appunto sulla semplice valutazione dell'interesse pubblico. Io le dico, Ruopolo, non si tagli le vene perché muore e lei già su questa valutazione non si taglierà le vene. Se poi lei è uno che insiste per tagliarsi le vene, arriverà un provvedimento che le dice legate le mani al ruppolo in modo che non si taglia le vene. Lo stesso è avvenuto col villaggio Peruzzo. Cioè è venuta poi una legge che dice allora, visto che non lo volete capire, che impianti di depurazione vicino ai fiumi, vicino alle case, in zona a rischio non se ne possono realizzare, a questo punto vi comandiamo e togliamo ogni questione. È vietato realizzare quell'impianto di depurazione. Fine della storia. Ma c'era bisogno di perdere vent'anni? Vi è anche la revoca del nulla osta da parte delle sovrintendenze. Vi è anche la revoca del nulla osta da parte delle sovrintendenze. Ma, ci... Ma eh, il sindaco di Agrigento, non mi riferisco a Zambutta, mi riferisco a Piazza Sodano, avevano bisogno della revoca del nulla osta della sovrintendenza per capire che era una follia fare un depuratore accanto a un fiume. Di loro scienza non ci arrivavano vedendo le immagini del vecchio depuratorino distrutto dall'alluvione. Ma via di più. Eh, ho scritto alla procura per ricordarglielo vedete che il depuratore del villaggio Peruzzo fu cancellato dal piano regolatore del comune di Agrigento sì. nell'anno del signore 2004 eh, furono perizie giudiziarie dell'anno del signore 1997 che stabilivano che impianti di depurazione vicino alle case non se ne potevano realizzare men che meno impianti di depurazione vicino ai edifici che dovevano essere adibiti ad ospitare 300 lavoratori il famoso edificio della regione ex mulino Taglia lavoro. lei lo vorrebbe un depuratore a 50 metri da casa sua? personalmente no e direbbe c'è una legge che vieta che il depuratore sa cosa dicevano? no, la legge vieta agli abitanti di avvicinarsi ai depuratori non è il depuratore di avvicinarsi agli abitanti, cioè la legge, secondo le follie di moda al Comune di Alvigento, era una legge che tutelava non il cittadino, ma il depuratore dal cittadino. Era il depuratore che provava fastidio se lei andava a abitare vicino al depuratore. Cioè, ma... Avvocato Arnone, ancora l'argomento inquinamento del mare a San Leone o non inquinamento del mare a San Leone? Un episodio di... Incombente attualità la gara bandita dal comune per il controllo del funzionamento dei pennelli a mare si aggiudica la gara una ditta vicina al gruppo di campione. Zambuto sospende l'itere di aggiudicazione. Ma guardi, eh, a me lo scontro che spero finisca. E il mio auspicio è che i due. Campione e Zambuto riprendano l'antica collaborazione. L'appello di Campione c'è stato. Sì, perfetto. No, Ma io dico, questo scontro però è eh, un giocatore di golf bravissimo, Marco Campione, che sta giocando una partita di pallacanestro con un campione di pallacanestro che è Marco Zambuto. Cosa hanno fatto i Campione? Sa qual è l'importo della gara per controllare. Eh, 3.000 euro. 3.000 euro, cioè eh, la ditta Campione. Ritengo, da quello che ho saputo, semplicemente per mettere a disposizione della cittadinanza i filmati di come funzionavano eh, questi, di come funzionano questi pennelli a mare privi di rottura: sono andati ad invilarsi in un danno d'immagine. Perché ora, quando il cittadino sa che stiamo parlando di una gara di 3.000 euro col ribasso del 50%, quindi di 1.700 euro, si mette a ridere. Quando invece tu leggi che quelle si sono aggiudicate la gara, pensi sarà una gara di 500.000 euro, una gara di 300.000 euro, non vogliono fare vedere cosa c'è là sotto, no, è una banale gara di poche migliaia di euro. Per cui io, Giuseppe Ernone, non essendo un milionario, sono in condizione di pagare un sub 1000 euro per passarmi il piacere di riprendere la condotta sottomarina dei Campioni e vedere in che stato è, cioè non è che stiamo parlando di una cosa diversa. E quindi è frutto di un'enorme ingenuità del campione di golf o dei campioni di golf che giocano a pallacanestro con un campione di pallacanestro che ovviamente <ride> essendo campione di pallacanestro sul piano dell'immagine e della battaglia politica, perché diciamolo chiaramente, noi abbiamo in questo momento... Marco Zambuto che è un politico che sta conducendo una pesantissima battaglia politica in un momento particolarissimo mentre ci sono in gioco 30 milioni di euro di appalti contro un'impresa che ovviamente non è abituata allo scontro politico. Io credo che eh, Girgenti Acque dovrebbe rendere pubblici una serie di dati economici, dire al sindaco Zambuto pubblicamente, senti, sindaco, a te costava 10 milioni. Gestire il servizio idrico e lo gestivi come dice la procura di Agrigento, cioè con le fogne che ti sversavano a mare, a mezzo che di acque costa molto di meno e ti ho pure realizzato quel pennello a mare che voi per 20 anni non avete fatto. Signori agrigendini, cosa volete? Barabba o Gesù? E, e diciamo questo è il dato. Quanti agrigendini vogliono che il servizio idrico ritorni a costare alla città di Agrigento? Eh, 10 milioni di euro, <ride> io, posso dipende... chiederle a proposito di oh, ciò bravo, della bolletta io... perché tanti protestano? Soprattutto, perciò, perché si paga il canone di depurazione come tassa fissa quando invece il depuratore non c'è? Perché la gran parte della città di Agrigento è depurata su sollecitazione dei cittadini mi da sono che informato. cosa è depurata? È depurata da Sant'Anna, tutto il centro urbano il, il reflui. Eh, di via Mendola, il refri di via Tenea, il refri di via Embedocle, il refri di via Manzoni, il refri del Bel della Vittoria, il refri di Casamia in via Minerva, sono depurati dal depuratore di Sant'Anna. E quindi il canone di depurazione si riferisce alle zone che sono servite da Sant'Anna Il canone di depurazione deve riferirsi io mi sono informato con Giorgia io gliel'ho contestata. Mi hanno fatto vedere le bollette della zona del Quadrivio, che non ha depurazione, ove questa voce di canone non, non c'è. Eh, San Leone, noi a San Leone abbiamo poi una situazione paradossale, perché ovviamente per legge i pennelli a mare sono un sistema epurativo, eh, a tutti gli effetti, perché è stato previsto dalla normativa, con dando di autorizzazione. E quindi a San Leone si paga? E quindi chi è allacciato alle... deve pagare. Poi ci sono quelli che non sono allacciati e scaricano nelle condotte delle acque piovane. E quelli di Fiume Naro non sono allacciati, quindi eh, quelli di Fiume, di Fiume Naro non devono pagare. Ora, il quadro è a macchia di leopardo, ma la gran parte dei cittadini sono allacciati a impianti di depurazione e quindi quelli allacciati devono pagare eh, la depurazione. Girgeli Acque ha ereditato una situazione disastrosa. Eh, io, come lei sa, mi occupo dei problemi fognari e irrigi della città di Avigento dal 1990 e quindi credo che come sia la situazione meglio di me non la conosce nessuno. Il torto che io ribadisco, attribuisco a Giurgenti Acque ed è un torto gravissimo, è quello di non comunicare a sufficienza. Quando ora la gente sente che io dico l'amico del popolo, il giornale del vescovo, vi spiega i numeri che riguardano i costi del servizio idrico, che hanno portato il comune di Agrigento al fallimento assieme agli altri costi. Eh, eh, vogliamo dirne ancora e poi chiudiamo. Io con Sambuto mi sono scontrato per quanto riguardava le ulteriori 50 assunzioni al lato rifiuti. Ve lo se lo ricorderanno sì, tutti. Sì. Da me venne a parlare perché io parlo con gli imprenditori, anche con quelli con cui mi sono scontrato durissimamente. Poi parlo perché loro ritengono che io sia un interlocutore serio. Venne con me a parlare il signor Consiglio e mi disse io queste 50 assunzioni in più me le prendo, ma avvocato vedete che la bolletta dei rifiuti con ulteriori 50 assunzioni sul comune di Agrigento aumenterà enormemente. Certo. Io consiglio, ho una ditta seria, una struttura seria, ho vinto appalti al nord, al nord fornisco servizi più efficienti di quelli che fornisco ad Agrigento con un numero di operai che è un guindo di quelli di Agrigento. Ovviamente, se la politica qua ritiene che mi deve dare 150 operai per Agrigento, quando io una città equivalente al nord la servo con 30 operai, i costi sono quelli delle bollette che ci arrivano a casa. Non è che e oggi viviamo in un'epoca nella quale non c'è più nessuno: Pantalone è finito. Io me ne sono uscito dal comune di Agrigento perché non ne volevo sapere di mettere tasse, non volevo più andare là a deliberare la TARES, la tassa eh, sull'occupazione delle aree pubbliche, limo al massimo, semplicemente per questa ragione. Se ora Zambuto pensa che si riprende il servizio idrico, lui, e riesce a fare il miracolo... Anche i rifiuti. Sì, diciamo, io penso proprio che Zambuto ha una grande aspirazione, quella di ha svolto il suo lavoro ampiamente per la collettività grigendina con sbavature, ritardi ma complessivamente in modo positivo oggi sogna di abbandonare questo enorme casino che il comune ha e andarsene a Montecitorio io penso che lui dica queste cose con una punta di demagogia perché tanto sa che non sarà lui a gestire l'eventuale ritorno del servizio dei rifiuti o del servizio idrico al comune di Agrigento peraltro mi pare che di leggere critiche pesantissime di una parte dei consiglieri comunali secondo cui Zambuto vorrebbe continuare a gestire come comune il servizio dei rifiuti sempre avvalendosi di un'impresa non è che mi pare che voglia avvalersi affidamento al servizio, eh, sempre affidamento al servizio. anche lì abbiamo che affidando al, eh, il servizio all'impresa le assunzioni le fa le imprese e se il sindaco o l'onorevole o chi che sia vuole segnalare alcuni bei nomi eh, di persone da fare lavorare e può farlo tranquillamente. Se invece li gestisce il comune, è il collocamento che deve andare in nominativi. Solo per gli enti pubblici funziona oggi il collocamento. E quindi il discorso diventa di carattere diverso. Ruppolo, voglio anche chiarire che io sono in grado di dire le cose che dico su come funzionano le assunzioni al, al lato rifiuti, al lato idrico, in tutte le imprese che hanno appalti dal comune. Perché per mio costume. Quando la gente viene da me, viene con grande frequenza e mi dice: Lei è amico di Tizio, l'ho visto con Tizio, mi può raccomandare mio figlio per farlo assumere? Dico: Senta, vada dall'onorevole Cairo del Centrodestra, vada dall'assessore Filano, ma da me non venga perché, se io le vorrei dare il voto, non me lo dia perché poi io al suo figlio non sono in grado di aiutarli. Io ai signori Cambione, ai signori Mongada, ai signori Consiglio, non vado a chiedere assunzioni, Io voglio avere. Per servire al meglio la gente di Agrigento, le mani libere alle riserve di Legambiente non ci lavora nessuno dei miei parenti. Si sono selezionati ambientalisti, se la sono vista loro, anche i giornali a me nemici non mi hanno mai potuto fare nessuna accusa eh, di questo tipo. La gente che vuole stare con me deve avere autonomamente una capacità a pensare a se stessa e al suo lavoro, perché io le mani legate non le ho mai volute da nessuno e mai le vorrò. E chiedere assunzioni significa avere eh, esattamente eh, le mani legate, ovviamente, le cose che io ho detto sono disponibilissimo a riproporle in contraddittorio con chi che sia lombardo vuole venire qui a spiegare perché vi è il mare di San Leone inquinato e l'azienda sanitaria. Mente, falsifica i dati e dice che non è inguinato, venga e lo spieghiamo. Zambuto eh, vuole discutere con me dei problemi idrici e fognari, eh, ne sono felicissimo. Eh, di Rosa vuole affrontare un confronto così dimostra di essere più preparato e più bravo di Ernone. La cittadinanza non aspetta che questo. Io sono disponibilissimo ad un contraddittorio con tutte le persone che, siano, che sono interessate. Sarò io stesso Ropolo a mandare, anzi, gliela chiedo la copia di questa trasmissione alla Procura per tutto quello che io in questa trasmissione ho detto e che può interessare la Procura di Agrigento anche per quanto riguarda piste di indagine, contributi investigativi, capacità di effettuare accertamenti, come dire io mi sono ritagliato un ruolo e fino a quando ho le energie, e energie ne ho tante, intendo mantenerlo. Bene, si conclude così l'odierna puntata di tema, io ringrazio l'avvocato Giuseppe Arnone, ringrazio anche voi gentili telespettatori per la cortese attenzione, arrivederci ad una prossima puntata di tema!